Radio Radicale, siamo con Bobo Craxi. Dopo che è stato approvato ieri il decreto carceri, che ha provocato tante polemiche. Allora, quanto sei preoccupato per la situazione delle carceri e che cosa ti aspettavi di più da questo governo? La preoccupazione è che l'Italia sta progressivamente diventando una società sudamericana nella gestione dei cittadini detenuti e fa finta di non vedere soltanto chi non vuole vedere la situazione. Quindi la preoccupazione degli amici di Nessuno Tocchi Caino è assolutamente centrata. La battaglia parlamentare svolta dall'opposizione, ma in particolare da Italia Viva, da Bobo Giachetti, da Maria Elena Boschi, è stata piuttosto efficace. Ma nel sottofondo io vedo un antico richiamo ad uno Stato autoritario quando conviene, salvo poi diciamo strepitare quando finiscono sotto le sgrinfie della giustizia e gli amici di questo o quello della destra. Però se guardiamo bene, il problema riguarda sempre non soltanto una questione umanitaria, ma una questione di civiltà giuridica. Ci sono anche i carcerati, cioè detenuti e cittadini in stato di detenzione, a cui lo Stato comunque deve garantire una vita decente, visto che abbiamo sostituito con la detenzione il provvedimento della pena di morte. Quindi non si capisce perché fare una pena che sembra una pena appunto quasi di morte. Ci sono tanti cittadini stranieri, come si sa, a cui naturalmente sarà difficile garantire una giusta difesa, e quindi sono problemi di una società complessa come la nostra che vanno trattati. Il governo attraverso questo decreto derubrica e sostanzialmente salta a pie pari una questione che è una grande questione di un grande paese come il nostro. Senti, ti aspettavi tutta questo comportamento da parte di Nordio, che si era annunciato come un ministro diciamo garantista, attento ai diritti e al rispetto anche delle condizioni dei detenuti? Sai, vale per il ministro Nordio il detto che vale per gli uomini di chiesa, che si sprettano. Semel Abbas, semper Abbas. Nordio non bisogna dimenticare che viene dalla classe della magistratura, per quanto abbia una visione più organica, anche più equilibrata del ruolo del magistrato e del peso della giustizia in un paese come il nostro, tuttavia su alcune questioni, come per esempio questa, sembra non transigere o sembra arretrare. Ecco, mi fa abbastanza impressione il fatto che su una questione appunto umanitaria non si sia assunto lui la responsabilità diciamo di migliorare, no? la legislazione, migliorare le condizioni dei cittadini in stato di detenzione. Tra l'altro questo avviene nei mesi più drammatici, che sono questi della calura estiva. Ci sono suicidi a rotta di collo, anche oggi abbiamo saputo di una notizia di un suicidio in carcere. Questo non è una buona cosa in un paese dove lo Stato di diritto dovrebbe prevalere, soprattutto appunto non siamo un paese sudamericano dove rischiamo le rivolte che vediamo spesso alla televisione. Nordi ha detto che vuole parlare con Mattarella di questo, ma dovrebbe essere Mattarella in qualche modo a chiamare Nordio per chiedergli conto di quello che sta succedendo? Sì, ma diciamo il balletto fra istituzioni dello Stato interessa poco se non si prende il toro per le corna, cioè c'è un problema, l'emergenza non significa che possa essere assorbita nel giro di qualche settimana, di qualche mese, è un problema di questo paese, i tempi processuali, le detenzioni illegali o detenzioni che poi finiscono in nulla, l'uso
D'altronde però in un paese che denuncia una crescita anche di, diciamo, di reati comuni. Quindi il problema c'è, esiste, l'emergenza è duplice. C'è un problema dei cittadini in stato di detenzione, poi ci sono anche i cittadini italiani o stranieri a piede libero che commettono dei reati. Quindi non è che il problema della giustizia dobbiamo guardarlo solo da un punto di vista delle garanzie, però le garanzie sono fondamentali. Va bene, ti ringrazio, grazie come sempre a Bobo Craxi. Grazie a voi.